Eccoci qui, spero che siate in tanti questa sera perché abbiamo un ospite particolare, veramente particolare, che è per noi un grande onore averlo che ci segue. Eccoci, allora, bene, buonasera a tutti, buonasera Annalisa, Rossella, a tutti quelli che stanno entrando, e io chiamerei a breve il nostro grande ospite. È un ospite molto particolare, eh? È un ospite frizzante, è un uomo incredibilmente colto e veloce. Per me è un amico, io lo chiamo Lino, ma lui si chiama Angelo Lino Del Favero. Però andiamo a cercarlo e a collegarlo. Vediamo se ce l'abbiamo. Dovremmo vederlo. Abbiate pazienza un attimo perché dobbiamo aspettare che si colleghi anche lui. Lui è a Milano adesso per lavoro perché lui fa anche il professore. Voi avete forse già capito di chi stiamo parlando. È un docente universitario, lavora alla Louis Business School, divisione di Louis Guido Carli. È veramente un uomo incredibilmente interessante anche per il momento che stiamo vivendo. Spero che si colleghi presto, non lo vedo ancora, vediamo se riusciamo a rintracciarlo. Vediamo se riusciamo a rintracciarlo. Adesso il nostro collaboratore cerca di chiamarlo perché sicuramente avrà molti impegni. Non è solo docente all'Università Louis, ma è docente dell'Università Telematica della Sapienza di Roma, è amministratore delegato di diverse aziende, è consigliere dell'amministrazione dell'area AER con sede a Milano, e al quale io vorrei poi chiedergli anche cosa sta facendo perché ha una novità incredibile. Vediamo, scusate che vado a cercarlo. Vediamo, eccolo qua. Adesso arriva. Rimanete in linea perché abbiamo veramente una novità incredibile questa sera. Vediamolo. Eccolo qui. Ecco. Intanto, professore, devo chiamarti, posso chiamarti Lino? No, 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 puoi chiamarmi Lino. Io stavo cercando di spiegare un po' quello che sei e quello che stai facendo. Probabilmente hai poca linea perché vedo che c'è il pallino che gira. Mi vedi tu bene? Sì, io ti vedo perfettamente nitido. Perfetto. Allora, io stavo cercando di spiegare un po' quello che chi sei, però effettivamente è meglio se ce lo spieghi tu. Chi è Angelo Lino Del Favero? Beh, intanto la cosa più importante è che sono cadorino, di cui vado estremamente fiero. Veneto. Come ben sai, insomma, Cadore è una terra di gente, anche se ahimè è povera, tant'è che l'università me la sono guadagnata interamente lavorando all'estero d'estate, e quindi, insomma, ho avuto una fase scolastica di giovinezza piuttosto impegnativa tra studio e lavoro. Però raccontaci Poi anche qualcosa, bravo, raccontaci un po' qualcosa della tua vita, perché tu hai avuto una vita ho intensa. fatto una breve esperienza di qualche anno come dirigente industriale. Ho fatto qualche anno di insegnamento all'inizio, come tutti appena laureato, e poi c'è stata la grande passione della mia vita, ovvero il mondo della salute, della sanità. Sono entrato come direttore generale nel 91 a Belluno, avevo circa 40 anni, quindi giovane, pieno di entusiasmi. Hai Allora, già fatto i siccome conti di quanti anni hai? Quanti anni hai? Abbiamo già fatto i è conti di quanti abbastanza, anni hai? ecco, bravo, bravo, abbastanza. E quindi, insomma, sono entrato pieno di entusiasmo perché erano i momenti in cui si parlava di aziendalizzazione della sanità. Quindi la sanità doveva diventare da vecchio baraccone a un ente, diciamo, efficiente, gestito con principi manageriali. Ecco, quindi è stata una sfida
molto bella, molto interessante. Ho fatto 10 anni, 11 di Belluno, ho imparato molto, era poi la mia provincia, e quindi oltre che un fattore professionale c'era anche inevitabilmente un forte fattore, una forte tensione emotiva nel voler far bene, nel voler fare il meglio, ovviamente a casa propria, dove c'era un doppio controllo sociale, insomma, ecco, perché ci conosce tutti, e quindi se andavo a mangiare la pizza e c'era un problema all'ospedale di Pieve di Cadore piuttosto che di Belluno, eccetera, eccetera, la gente mi bussava, mi batteva sulla spalla, mi diceva: guarda che manca questo, manca quello, l'altro giorno ho aspettato 2 ore, e quindi ero anche al corrente, diciamo, dell'andamento quotidiano. Penso che il sabato mattina, per farmi una passeggiata, la domenica andavo a farmi giro all'ospedale di Pieve, andavo a farmi giro all'ospedale di Belluno, insomma, quindi sono stati anni vissuti intensamente. Poi c'è stata l'esperienza trevigiana, tra l'altro in Cadore attivai all'epoca il primo elisoccorso, assieme a Angelo Costolo e ad alcuni volontari del soccorso alpino. Partimmo col 118, col primo elisoccorso, sia diurno che anche con una sperimentazione notturna, quindi è stata un'epoca molto interessante. Sono partito con la sperimentazione pubblico-privato all'ospedale di Cortina, che continua tuttora. L'ospedale con questo si è salvato, perché diversamente avrebbe chiuso i battenti. Oggi ha prospettiva, con una conduzione mista pubblico-privata, insomma, di poter essere all'altezza dei tempi anche in vista del prossimo mondiale delle Olimpiadi. Poi sono arrivato nella Marca Trevigiana, dove mi sono divertito veramente, perché la struttura era molto interessante: due belli ospedali, il Conegliano di Vittorio Veneto, e poi c'era il De Gironcoli, due ospedali complementari in cui non c'erano doppioni, con personale di buon livello. Ho creato un team di lavoro interessante. Penso che abbiamo fatto una delle operazioni più simpatiche, in quanto abbiamo per la prima volta un pubblico ha comprato il privato. Noi abbiamo acquistato l'ospedale De Gironcoli all'epoca, l'abbiamo incorporato all'interno delle nostre strutture, realizzando un'economia annua di circa una decina di milioni. Quindi è stata una bella operazione che ci ha dato parecchio respiro finanziario. Abbiamo realizzato poi il nuovo blocco chirurgico, che, se ricordi, con un leasing immobiliare, che lì con un'operazione interessante d'avanguardia. Oggi l'ho visto a distanza di oltre 10 anni, ancora in perfetta efficienza, in perfetta forma, e quindi vuol dire che è stato costruito da un'impresa veneta, peraltro, costruito molto bene, meticolosamente, quindi una cosa che dà soddisfazione nel vedere. Cioè, poi abbiamo realizzato un hospice a Vittorio Veneto, abbiamo ristrutturato anche Vittorio, l'abbiamo messo in sesto, quindi sono stati anni di grande produttività e ricchezza. Abbiamo impostato un servizio territoriale nel Vittoriese molto bello, un'assistenza domiciliare ai malati terminali. Allora assistevano circa 100 pazienti contestualmente, oncologici e non solo terminali. So che il servizio continua ancora, grazie alla passione di un medico di base, il dottor De Chirico, e quindi, insomma, ci siamo divertiti a fare cose belle Ma che. non è finita lì, però. No, non è finita lì, perché poi ho voluto andare a infilarmi nei guai, quindi ho accettato l'incarico di fare il direttore generale a Torino, della Città della Salute e della Scienza. Dovevano mettere insieme quattro grandi ospedali per complessivi 6.000 posti letto e 11.000 dipendenti. Sono arrivato a maggio e mi hanno detto: caro amico, hai tempo fino al 1° luglio per mettere insieme le strutture, quindi pensa solo ai gravami amministrativi o altro. Ho fatto una riorganizzazione dei quattro grandi ospedali: c'era le Molinette, il centro ortopedico traumatologico, il Sant'Anna con 8.000 parti l'anno, per dirti, un ospedale pediatrico di ottimo livello. E quindi sono diventato matto, insomma, a riorganizzare insieme, però anche lì con divertimento. Io sottolineerei la più grande struttura ospedaliera italiana. La più grande struttura per l'Italia. Una grandissima struttura, molto nota per i trapianti, ma un po' anche per le specialità chirurgiche, oncologiche, insomma, una struttura veramente d'avanguardia. Però si trattava di mettere insieme le sinergie dei vari mondi: il mondo della traumatologia, il mondo della chirurgia, il mondo delle diagnostiche. Pensa che avevo
27 radiologie, insomma, quindi ho dovuto Ah. ridurre, riorganizzare, quindi ho fatto un lavoro di taglia e cuci come un sarto. Toglimi la curiosità, è la prima volta che sei uscito dalla regione? La prima volta che sì, però non era la primissima, perché fortunatamente avevo fatto un'esperienza in Federsanità ANCI come presidente, e quindi avevo avuto modo di conoscere in quell'esperienza Yeah. le diverse regioni italiane, i diversi ospedali, diversi colleghi che avevano più esperienza e quindi anche orecchiare, insomma, quali potevano essere i problemi di una grande struttura. Quindi sono arrivato vergine, sì, però non del tutto, in quanto avevo Però un po' orecchiato. l'apoteosi della tua carriera è il seguito. Poi a seguito mi ricordo che un giorno mi telefona il ministro e mi dice: "Ma ti piacerebbe venire a fare il direttore generale dell'Istituto Superiore di Sanità?" Ho detto: "Non so neanche ben di preciso cosa sia, cosa faccia." Dico: "Beh, sarei più un po' incerto." "No, no, le incertezze zero, perché devi prendere servizio in fretta, eccetera, eccetera." Quindi ho fatto bagagli e sono andato su Roma, dove ovviamente lì sì c'era un mondo tutto nuovo, insomma, mondo romano, che basta la parola per capirci, insomma, ecco, un mondo molto, Più molto complesso. complesso a cui non ero abituato, perché sotto la linea del Po, da un punto di vista gestionale, non ero mai sceso, insomma, e vi assicuro che è stata un'esperienza molto, molto interessante, molto, molto dura. Tanto lavoro e risultati, insomma, così e Non così, dirlo, ecco. non dirlo, per l'amor di Dio. No, 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 ma dico, visto da me, poi diciamo, ho avuto grandi apprezzamenti da parte dei direttori di centri, di dipartimenti, del ministero, di quant'altro, però io Ma tu sei, io non ero mai abbastanza ti contento. conosco da un po' di anni, sei molto pratico. Sì, E forse là, cioè mettere in pratica tutta la tua volontà, forse hai trovato qualche difficoltà. qualche difficoltà, sono dovuto, come sempre, dici tu giustamente, creare la squadra, no? Ma creare una squadra in un ambiente difficile, nel senso che trovare uno che si trasferisce, non so, da Bologna a Roma, con la costosità di una città, non è facile creare una squadra portandosi anche dei personaggi. Non che a Roma non ci siano personaggi validi, anzi ce ne sono tantissimi, ma magari se conosci dei leader che puoi portarti sui diversi settori da fuori, è difficilissimo. Anche così come portare ricercatori di livello mondiale, portarli a Roma con stipendi modesti, tutto sommato, perché l'Istituto Superiore di Sanità non ha stipendi molto alti, e quindi col costo della vita che ha una città come Roma, spostare la famiglia o quant'altro non è facile. Ah, Quindi beh. devi un po' lavorare con i mattoni che trovi. Ne ho trovato di buoni, di ottimi, abbiamo costruito delle cose belle. Per la prima volta sono riuscito anche a investire, mi sono fatto dare 15 milioni dalla Cassa Depositi e Prestiti per mettere a posto soprattutto l'impiantistica informatica, le grandi strutture di ricerca, perché sai, l'informatica sta un po' alla base della comunicazione oggi, e se non fai ormai ricerca sarà multicentrica su scala internazionale, collegato, Non insomma, dirmi, porti a casa poco. stiamo facendo anche noi come azienda un investimento sull'informatica ed è veramente, non è facile, ti capisco, poi immaginiamo quanti dipendenti avevi, quante persone sono che lavorano. Beh, circa 2.000 persone, circa 2.000 persone, però tieni conto Ma che il tutta la 90% laureati, ricercatori, e quindi persone di altissimo livello, per cui anche con la nuova complessità, perché lo sai che spesso la genialità si accompagna anche ovviamente nel senso di individualismo abbastanza forte, no? E quindi non è facile far squadra e costruire team in contesti, diciamo, di alta qualificazione professionale. Però, insomma, immagino che sia difficile anche perché sai tutti i cavalli di razza, dopo diventa veramente difficile. difende qualcuno umile, qualcun altro un po' meno, però, insomma, devo dire che ha avuto anche un presidente di ottimo livello accanto, il sostegno sempre del ministro. Siamo riusciti a fare, pensa, 473 stabilizzazioni di precari. Però Quindi abbiamo fatto un'operazione che mi sono trovato con 600 precari, per cui anche dal punto di vista del nervosismo sindacale, insomma, della tensione sindacale, era palpabile
proprio per queste situazioni di... Immagino che tu sia diventato amico dei sindacati. Insomma, devo dire che non è mai... è stato sempre un mio tallone d'Achille quello di non essere abbastanza empatico, insomma, però, ti Però siamo sempre rispettati, dai, dai. raccontami qualche aneddoto delle tre, almeno delle tre esperienze sanitarie importanti, cioè l'ULS, ne hai quattro onestamente, ma tutte e quattro anche, quattro aneddoti, dai, dimmi. Beh, una cosa simpatica è quando sperimentammo il volo notturno con l'elicottero a pieve di Cadore, adesso mi viene in mente, insomma, in cui facemmo la prova, andammo sopra il lago di Calalzo e fummo colti da una semitempesta di vento, insomma, e vidi sbiancare sia il pilota sia l'anestesista, il professor Giron, che era con me che era il re degli anestesisti di Padova poi, e quindi insomma, rientrammo veloci, insomma, con un po' di uno dei tanti episodi che mi ricordo dell'esperienza bellunese. Beh, del Trevigiano la cosa più emozionante è stata forse l'inaugurazione dell'hospice, no? Quello che creammo lo progettò Foltran, se ben ricordi, quindi è stata un'esperienza bellissima con le Foltran che lo progettò. Poi lo completò l'architetto De Luca e Meneghello, però Foltran non riuscì purtroppo per la patologia oncologica a godersi l'hospice che aveva progettato, una Peccato. bellissima struttura, modernissima, Mentre avanzatissima, insomma, avanzatissima. alle molinette. Beh, alle Molinette direi che oltre alle strutture ospedaliere mi è rimasta molto impressa la città che è una città molto bella, che adoro, mi è rimasta nel cuore e quindi insomma quando posso ci ritorno, ecco. Torino. E gli amici e il mondo universitario, che era un mondo per me conosciuto superficialmente, e lì l'azienda è un'azienda ospedaliera universitaria e quindi un'azienda fatta di primari ospedalieri, di professori universitari, con cui ho mantenuto una straordinaria amicizia, ci sentiamo spesso tuttora, ma è stato un bel lavoro di squadra, una bella città che mi è rimasta veramente impressa. Oh, entriamo nel vivo. Coronavirus. Dimmi un po' come giudici la questione dell'emergenza, come l'hanno gestita, come la vedi tu anche questa, come è stata gestita, come la vedi, come la giudichi o come le Allora sensazioni. lì diciamo è difficile capire perché, beh, tanto una cosa è certa che c'è stato un deficit informativo di carattere internazionale, questo è pacifico e riconosciuto ormai da tutti. Se avessimo saputo prima il reale pericolo, la reale portata del fenomeno, insomma, e anche alcuni aspetti particolari clinici, forse avremmo potuto anche evitare Quindi è stato sottovalutato, secondo te? È stato un po' sottovalutato. Quindi è stato un po' sottovalutato, e quando ci siamo trovati davanti al fenomeno, il Veneto ha avuto il coraggio all'epoca di chiudere subito Vo con la zona rossa e Schiavonia dell'ospedale di bloccarlo immediatamente. Presidente. Il presidente in Lombardia hanno tentennato un attimo sulla chiusura della zona, quello che si è capito in uno scambio di competenze, è stato Regione tocca a me, tocca a te. La gente meno abituata a ricorrere alle strutture territoriali rispetto al Veneto e all'Emilia-Romagna, per esempio, è andata velocemente nei pronto soccorso in ospedale, creando ovviamente Intasamento. un disastro dal punto di vista del contagio. Quindi si è capito in quell'occasione la grande importanza dei medici di famiglia che ahimè si sono trovati in grande difficoltà senza dispositivi medici di protezione e quindi con difficoltà anche di rapportarsi con i pazienti, molti di loro sono rimasti infettati. Insomma, è stato un passaggio molto, molto difficile, ma si dice spesso che il successo, dico, del Veneto, dell'Emilia Romagna e di altre regioni che hanno un'organizzazione territoriale forte, sia proprio questa organizzazione del distretto, del territorio, di medici e medicina generale, ma io dico anche, e si è detto poco, dei dipartimenti di prevenzione. Noi abbiamo degli uffici igiene
molto preparati, molto capaci. Io ricordo proprio quando ero direttore all'U7 che ci fu un'epidemia di meningite, se ricordate, in quel momento abbiamo fatto una straordinaria esperienza sul campo nell'individuare i focolai, isolare i focolai, nel somministrare il vaccino nelle palestre addirittura perché c'era una rincorsa, se ricordate. E quindi insomma, sono strutture collaudate che sanno fare benissimo il loro lavoro. Pensate che solo in provincia di Treviso ci sono più di 100 addetti tra i igienisti, tra tecnici del mondo dell'igiene, infermieri, gente che si ne occupa. Quindi sono squadre molto ben attrezzate che so che addirittura hanno visitato anche velocemente le strutture, le case di riposo, Ma in modo tale da mettere. stando alla tua elevatura di esperienza, perché hai un'esperienza veramente encomiabile, secondo te sanità centralizzata o sanità alle regioni autonome? Allora, questa domanda me l'hanno posta indirettamente anche durante un'audizione recente al Senato. Direi che, allora, pretendere di centralizzare il mondo è un errore grave. Primo perché per centralizzare bisogna avere delle leve che funzionino bene, no? Perché se pigi il freno e non frena, pigi l'acceleratore e non accelera, è un po' un guaio. Viceversa, le regioni hanno dimostrato una vivacità e anche delle capacità di iniziativa straordinarie, diciamo, hanno dimostrato, insomma, di essere veloci, di capire in fretta la via giusta, forse perché sul campo direttamente, quindi chi è sul campo percepisce, se è intelligente, ovviamente meglio le decisioni da assumere con velocità e tempestività. E quindi io vedo in una collaborazione centro-periferia, insomma, anche la Germania è organizzata in Land, no? Eppure l'hanno gestita benissimo, in quanto talune norme le hanno gestite centralmente, altre hanno lasciato libertà ai Land di organizzarsi come richiedono, lo stesso, seppur in maniera criticata molto negli Stati Uniti, quindi si può dialogare perfettamente tra periferia, lasciando a ciascuno valorizzare le proprie conoscenze, i territori che conosce, le persone che è in grado di mobilitare, i mondi che è in grado di stimolare, insomma, cioè l'effervescenza che viene dalle regioni, l'intelligenza, la creatività, la voglia di fare, la conoscenza delle situazioni specifiche è un bene fondamentale. Pensare di centralizzare tutto questo sarebbe un errore perché al centro non riesci a farlo poi, perché non conosci bene le realtà. Viceversa, in uno Stato moderno occorre un coordinamento anche perché ci sono regioni che riescono a bastare se stesse, ma pensate alla differenza che c'è tra il nord e il centro-sud, lì diciamo i problemi sono grossi, insomma, ecco, per cui capisco in quei casi che anche lo Stato centrale deve agire per tutelare il diritto alla salute dei cittadini, anche se è un problema molto complesso e molto E hanno difficile. fatto bene secondo te ad affidarsi tutti i comitati scientifici? Abbiamo visto tutti i virologi, abbiamo visto tutti questi grandi professori che hanno fatto bene ad affidarsi Devi come. permettermi di non rispondere perché sono molti miei amici, quindi non posso dare. Se dessi un giudizio positivo sarebbe un elogio, diciamo, che potrebbe essere visto come così condizionato dall'amicizia. Se ne parlassi male non potrei farlo perché ci conosciamo troppo bene, quindi Stai facendo il preferisco non politico. rispondere e Stai dire. facendo il politico. E per forza, dopo tanti anni, sono non volevo usare un termine, insomma, un po' un No, abbiamo comportamento da capito. un antico partito, insomma, che è stato importante nella storia italiana. Insomma, la dopoguerra della storia italiana è stato importante, quindi Beh, allora, un comportamento. quale insegnamento ci ha dato secondo te adesso quello che è successo e che. Come cambierà la sanità italiana? Cosa succederà dopo questa pandemia? Beh, intanto vanno mantenuti gli ospedali Covid, ne hanno individuato uno ogni milione circa d'abitante, quelli mantenuti, ma non solo per il Covid, ma van tenuto per l'emergenza. Poi ci hanno dimostrato che come terapie intensive, ma quello l'avevamo capito anche noi, eravamo sottodimensionati, circa 5.000 posti in Italia, 5.200, 5.300 e 20.000 in Germania.
Allora, ma a noi l'avevamo capito che erano pochi, perché tu hai presente che io mi ricordo di persone traumatizzate da incidenti stradali o altri incidenti che facevano il giro prima all'ospedale di Treviso, poi non c'era posto di rianimazione, poi Venezia non c'era posto di rianimazione, poi Vicenza, poi Verona. Era spesso ci siamo resi conto tutti che a livello nazionale, ma che eravamo sottodimensionati come rianimazioni, insomma. Rianimazioni costano, si sa che costano, però sono indispensabili, Per insomma. Ecco. gestire, quindi la sanità cambierà con un aumento Aumento delle rianimazioni, incremento forse anche di posti letto. Soprattutto io vedrei, se arrivassero investimenti anche europei, costruire quei 50 ospedali nuovi in Italia, nelle città più importanti, nei centri più importanti, nei poli significativi, perché l'ospedale nuovo vuol dire oggi costruirlo con criteri che disciplinano il diverso percorso degli infetti oppure delle persone sane, se poi non sane, ripeto, ma che non hanno problemi infettivi. Poi c'è il fatto del triage, che oggi abbiamo imparato a fare il pre-triage addirittura, no? E quindi No. è impossibile che un paziente infetto finisca in Certo. pronto soccorso, insomma, viene testato prima, quindi più posti letto, più ospedali nuovi, un po' di RSA anche moderne, perché non è più concepibile RSA che abbiano 3 o 4 posti o 5, 3 o 4 posti letto, insomma, oggi vanno fatte camere singole anche negli ospedali, e poi se ti serve hai la possibilità di raddoppiare, di aumentare il posti letto a seconda delle necessità. E poi valorizzazione della medicina del territorio, di medici di base, di famiglia, Come ha ecco. fatto Bill Questi sono Gates? passaggi. Come ha fatto Bill Gates a prevederlo? E chi lo sa, insomma, io nel 2005 lui diceva che pericolo sarebbe arrivato dalle grandi pandemie. Uno dei problemi della nostra epoca saranno le grandi pandemie. Quindi, poi lui, sai che la fondazione Bill Gates investe molto in Africa, quindi conosce molto bene nei paesi sottosviluppati, quindi conoscono molto bene quel tipo di mondo, Sai, a insomma. me piace ricordare che nel 1900 eravamo 1 miliardo e 800 milioni di persone. Oggi, 2020, siamo vicini a 8 miliardi di persone. Quindi c'è per forza un contatto più veloce, più continuo, se dopo lo sommi anche alla mobilità delle persone, diventa veramente molto facile portarci le malattie, portarci lì. Quindi diventa tutto molto più Sì, veloce. e poi certe zone del mondo sono anche igienicamente molto discutibili nel rapporto uomini e animali, no? Cioè Vabbè. c'è una vicinanza troppo stretta, certi mercati li sappiamo, io non voglio ripetere cose gaffe inopportune, intendo dire, Però però sì, insomma la commistione animale-uomo è un po' spinta, insomma, ecco. certo. E quindi è chiaro che poi corona, che un virus si trasmette dall'animale, dove ci sono le situazioni propizi, ovviamente, poi Sicura. oggi è dimostrato che parte si diffonde nel mondo intero, insomma, Certo. no? Però i nostri stili di vita cambiano. Perché noi adesso abbiamo bisogno di Dicono mettere. che cambieranno. Io voglio vedere cambiare prima, perché non, Non ci credi? sui cambiamenti sono sempre un po' perplesso, però cambierà il concetto di igiene pubblica, probabilmente cambierà anche il modo di fare, di fare azienda, in qualche modo di progettare i ristoranti, progettare gli alberghi, progettare i grandi magazzini. Ci sarà molto più attenzione Ma alla sicurezza e all'igiene, insomma, comunque questo è oggi siamo scontato. obbligati ad usare le mascherine, oggi siamo obbligati ad avere il distanziamento sociale, cambia qualcosa, la sanificazione degli ambienti. Te Certamente, sei un esperto di ma dico che sanificazione, mi piacerebbe sentire un po' il tuo parere, anche come c'è evolverà qualcuno. questo tipo di sanificazione, perché Beh, c'è qualcuno che mi ha detto che è come l'uso del casco per la moto, per il motorino, insomma, no? Che se gli incidenti aumentano, poi ci si è decisi ovviamente ad adottare come standard, come sistema il casco. Vuol dire che se i pericoli di contagio, influenze, epidemie, pandemie o quant'altro tenderanno a riproporsi nel tempo e molte cose lo lasciano pensare, anche perché gli scambi internazionali sono intensificati, gli scambi locali, idem, treni, metropolitane.
e quant'altro, insomma, saremo costretti ad adottare ovviamente criteri igienici, non dico estremi come quelli di oggi, però sicuramente rimeditati, insomma, Però tu ecco. sei un esperto di sanificazione. Sanificazione oggi per noi nelle aziende, dobbiamo sanificare gli ambienti almeno un paio di volte alla settimana, sanificare i bagni ogni giorno per sicurezza, per tutto quello che sta succedendo. Però tu hai una novità perché tu sei anche amministratore di un'azienda. Raccontaci un po'. Sono consigliere d'amministrazione di un'azienda milanese che, non dico il nome per non fare pubblicità, insomma, La dico io se vuoi. vabbè, Non è problema, no, no, no. comunque, di un'azienda milanese che è una start-up Si innovativa chiama che si Rare, no? occupa, Se non sbaglio. con procedure fotocatalitiche, che sono procedure moderne ovviamente, che si basano sulla fotocatalisi, sulla fotosintesi che ben conoscete, insomma, in natura, per eliminare cariche microbiche Spiegami e igienizzare gli ambienti, insomma, ecco. come funziona. E funziona che c'è un coating con all'interno biossido di titanio, che è un fotocatalitico che alla presenza della luce tende a distruggere i materiali, le contaminazioni dallo sporco alle cariche microbiche, batteriche, eccetera, e quindi a rendere le superfici, ma anche gli ambienti, diciamo, più E sani. dura nel Non è tempo. una disinfezione, perché la disinfezione si fa attraverso biocidi, attraverso prodotti previste dalle normative nazionali, ma è essenzialmente una igienizzazione, ecco, molto interessante, soprattutto dell'aria che respiriamo e dell'ambiente in cui Ma viviamo. dura nel tempo anche. Assolutamente sì, in quanto parliamo di durata attorno ad anno rinnovabile, eccetera, quindi un aspetto molto, 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 molto interessante, Potrebbe insomma. cambiare il modo di sanificare gli ambienti, veramente. Potrebbe cambiare nuovo significato dell'ambiente, solo che bisogna entrare nell'ordine di idee che gli ambienti non si sanificano solo con la chimica, ma si possono sanificare anche probabilmente con la fisica, perché la fotocatalisi è una reazione tipicamente fisica. Poi all'interno di questi noi ci abbiamo messo anche un principio attivo che riesce anche a rendere il prodotto batteriostatico e quindi ad evitare la riproduzione di batteri sulle superfici, funghi, batteri e Beh, quant'altro, questo è insomma, molto quindi è una cosa importante. interessante. Potrebbe essere importante anche per noi nei pavimenti, perché se riusciamo a igienizzarli e mantenere l'igiene o comunque Altro l'antibatterico che per un anno, non è male. infatti la ricerca sta continuando con enti di ricerca nazionali, insomma, con sperimentazioni varie con multinazionali, insomma, stiamo lavorando parecchio su questo campo. Il campo dell'ambiente, sai, è un campo ormai, come tu ben sai, insomma, come quello del legno, è un ambiente estremamente, Ma estremamente prima di di arrivare al interesse. legno voglio farti un'altra domanda. Tu stai facendo anche uno studio sull'alimentazione. No, sono consigliere amministratore delegato di un consorzio tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano, che si occupa soprattutto di nutrizione, di nutriceutica, cioè del rapporto che c'è tra alimentazione e salute, quindi alimentazione e invecchiamento attivo, invecchiamento in buona salute, alimentazione e patologie, diabete, patologie cardiache, cioè la malnutrizione spesso è all'origine di molte nostre patologie croniche, tant'è che, per esempio, hanno fatto degli studi che tra il centro e la periferia della città ci sono anche 5 anni in Italia, ma nel mondo anche 11 anni di aspettativa di vita diversa tra il centro e la periferia, che deriva dall'alimentazione, il cosiddetto cibo spazzatura, insomma, che si mangia in periferia perché costa meno, eccetera, eccetera. La povertà, insomma, ecco. La povertà genera stili di vita dall'alimentazione all'attività fisica ad altro, ovviamente, che non favoriscono certo l'invecchiamento attivo, l'invecchiamento in buona salute, stimolano l'obesità che spesso è all'origine un po' di tutti i mali. Quindi con questi stiamo lavorando molto bene col mondo della distribuzione, perché la distribuzione oggi è molto attenta
prodotti che non siano contaminati, a prodotti salubri, a prodotti interessanti, insomma. E qua saremo sicuramente sempre più attivi a cercare quello che fa bene alla nostra salute, anche ad aumentare la C'è nostra. un'attenzione estrema e poi dalla nutrizione si possono trarre anche scoperte straordinarie. Prendi la dieta mediterranea, per esempio, che era all'origine della longevità maggiore, considera cosa è successo, che il meridione un tempo beneficiava, che aveva un'età media più elevata proprio per l'alimentazione sana, quindi legata alla pasta, al pomodoro, al pesce, all'olio d'oliva. Adesso praticamente talune aree del mezzogiorno per la cattiva alimentazione hanno un po' di anni di speranza di vita in meno rispetto a chi al nord, rispetto al centro, rispetto a chi si nutre bene. Quindi Quindi alimentazione importantissima. l'alimentazione è fondamentale e pensa che addirittura da una molecola, recentemente stiamo facendo uno studio. Non dico ovviamente qual è la molecola, si sta studiando se può essere efficace questo tipo di molecola per tutti i fenomeni artrosici legati all'artrosi, eccetera, eccetera. Quindi si sta facendo una sperimentazione su 200 persone, un gruppo che viene trattato, un altro gruppo che non viene trattato, reclutato su grandi ospedali per vedere, diciamo, se effettivamente è efficace o non lo è. Talune popolazioni del Sud America pensa che sono risultati in assenza completa di ipertensioni, di ipertensione arteriosa, e sembra che questo sia legato a delle bacche che consumano, che consumavano. Sono episodi così, quindi, da studiare non solo in Italia, ma anche in India o anche in Africa. Sono delle popolazioni longeve proprio legate a taluni alimenti che neanche non conosciamo, magari, no? Mamma mia. Che meriterebbero invece di essere conosciuti, studiati e approfonditi. Adesso arriviamo proprio sul core business dove interessa a me. Ti ricordi che avevamo fatto quell'excursus con il legno, se fa bene, se non fa bene, come, cioè, per cercare di trovare anche una prova medica che potesse sostenere questo discorso. Dopo, tra l'altro, è stato anche un medico austriaco che aveva dimostrato che, per esempio, col cirmolo si riesce ad abbattere, in presenza di cirmolo dentro un ambiente, riusciva ad abbattere fino al 10% i battiti cardiaci, che creava un ambiente più, diciamo, sano, ma anche che dava più tranquillità alle persone e quindi la presenza del legno. Tu dimmi un po' quello che pensi degli ambienti, anche perché a noi interessa proprio. Allora, in vista anche dell'incontro di oggi, mi ho dato un'occhiata dei vecchi appunti Che ce l'ho che fatto. ho di vecchie chiacchiere che facemmo sull'argomento. E qui ho trovato un certo Robert Field che nell'università pubblica peraltro di Vancouver in Canada ha fatto nel 2010 i primi grossi studi riscontrando che la presenza del legno significativa riduce la frequenza cardiaca, riduce la pressione arteriosa, migliora il metabolismo, riduce lo stress. E poi c'è l'austriaco Moser del Human Research di Klagenfurt che ha fatto invece degli studi e delle indagini su stress, benessere psicofisico e legno con risultati molto, molto interessanti che andrebbero sicuramente approfonditi perché sono ricerche qua e là che hanno dato esiti importanti, hanno stimolato anche architetti importanti. C'è un cambiamento anche nella concezione delle città. Io, guarda, sono proprio a Milano oggi, vicino a Porta Nuova, che è l'area interessante di Milano. Se vedi, hanno usato molto legno dall'auditorium a diverse strutture. Hanno usato molto legno. Il legno, proprio visto come anche ricchezza ambientale, come calore, come sensazione di pace. E questo è concetto già che alcuni architetti stanno sposando fortemente la zona del bosco verticale per capirci, Certo. insomma. Quindi il concetto di organizzare la città e la casa con materiali più adeguati è un tema oggi di fortissima attualità, cioè cosa mangiamo, dove abitiamo, come viviamo, ci siamo accorti che incide moltissimo sulla nostra salute, sulle prospettive di vita e anche sulla qualità della vita. Ma io adesso. Purtroppo non tutti possono permetterselo. Ma no, direi che comunque è un prodotto che tutti potrebbero permetterselo. E poi tra l'altro c'è un fatto anche, tu hai ragione, che
che è un problema della sostenibilità. Oggi si parla molto di sostenibilità. Il legno, vedevo, è una delle risorse più sostenibili, no? Rinnovabile, cioè rinnovabile nel È tempo, quindi rinnovabile. quello che utilizziamo oggi lo ritroviamo anche domani, non è che sparisca. Esattamente, esattamente. Quindi la sostenibilità, che è un altro tema che sta a cuore, cioè tutta la battaglia che sta facendo contro le materie plastiche, per diciamo, Anche migliorare il clima. l'ambiente in cui viviamo, il clima, certo, il clima che è uno dei fattori che saranno altrettanto preoccupanti per il futuro, vedrai come lo è preoccupante oggi, lo è stato il corona. No, qualche colpo di coda dal punto di vista climatico dobbiamo aspettarcelo, insomma, ecco, dobbiamo aspettarcelo. E quindi in questo caso la sostenibilità, il legno è ipersostenibile, insomma, è sostenibile per definizione, Avere un no? conforto da una voce autorevole nel mondo medico sarebbe per noi, per tutto il nostro settore, sarebbe veramente importante. Beh, ma si possono fare degli studi, degli approfondimenti, oggi sono temi molto stimolanti e molto di attualità, che anche gli studiosi che un tempo potevano snobbarli, oggi sono cose che non si snobano più, anzi si stanno prendendo molto sul serio. Io secondo me potremmo approfondirlo perché l'abbiamo abbandonato un attimo perché eravamo presi come sempre dallo stress, da tutte le cose che si devono fare tutti i giorni. Però secondo me questo è uno studio importantissimo anche perché i mobili, per esempio, oggi vengono fatti sempre meno in legno, mi riferisco al legno massello, perché spesso si utilizzano magari pannelli con, non so, medio density, eccetera, ma sono tutti pannelli con tanta colla, tanti prodotti chimici, mentre invece potremmo ancora portare il consumo verso una quantità di legno importante che quindi anche dentro le nostre abitazioni, nei nostri uffici, nei nostri ambienti potremmo avere molto più legno e il legno potrebbe essere veramente un compensatore di tutti quei problemi che potremmo avere di umidità, di Sì. temperatura, Un eccetera, e avere riequilibratore ambientale, un insomma, ecco, riequilibratore no? ambientale, bravo. E avere un conforto medico sarebbe veramente eccezionale. Bisognerebbe. Potrebbe essere uno degli spunti di ricerca, insomma. Sì, questo potrebbe essere veramente. E tra l'altro cambia anche, secondo me, oggi sta cambiando sempre di più anche il nostro modo di vivere anche, no? Proprio in funzione a questo che è successo, il coronavirus ha creato grande impatto, diciamo, rispetto a tutta la popolazione, perché oggi la popolazione si preoccupa molto più della salute, di come è vissuta in casa, nei Altro loro che. ambienti, molto più di prima. Prima magari erano presi da molte cose, magari era più la concentrazione per il divertimento, il ristorante, la macchina, eccetera. Oggi Uno era proiettato fuori di casa, insomma, la casa era una sorta di rifugio per dormire poco più, insomma, no? Oggi invece, secondo me, queste case cambiano anche il modo Certamente. di concepire la casa, perché oggi magari dentro in casa la prima cosa che penseresti è, oltre che al soggiorno alla cucina, penseresti magari all'ufficio per lo smart working, per poter lavorare, per esempio. Ma non c'è Per dubbio. esempio potresti pensare alle entrate diverse per sanificarti prima di entrare a contatto con gli altri familiari. Cioè cambia un po' il nostro modo di vivere, però cambia anche la concezione di quello che entra e dice no, io voglio cose naturali dentro nella mia abitazione, non voglio per esempio il pavimento in plastica o la moquette, eccetera, cerco di mettere il legno. Certamente, Il tuo conforto sarebbe veramente di grande, grande, grande supporto. certamente. È Ecco. uno dei tanti stimoli. Io non mi rassegno mai diciamo, a fare E poi tu come Catorino hai visto tutto quanto, hai visto anche quello che abbiamo fatto noi col VAI, abbiamo cercato di recuperare il legno. altro che. Abbiamo cercato. Ma so che stanno facendo che bei interventi di recupero stradale, di strade boschive, eccetera, insomma, si sta facendo molto. Eh sì, e là è un lavoro impressionante, sai, quello che è successo veramente un gran casino. È più che la natura quando si rivolta contro, insomma, è pesante, no? Beh, quest'anno, cioè, abbiamo fatto un paio d'anni un po' duretti noi qui, tra il Vaia, l'acqua alta a Venezia, adesso il coronavirus, speriamo Altro che sia che, finita altro adesso, che, che dici? altro che, Lino, benissimo. cosa mi dici ancora del Grazie alla legno? chiacchierata. Cosa mi dici ancora del legno? Vuoi dirmi qualcosa? Ci si ha raccontati un po' tutto, insomma, dai, Bene. che emana calore, naturalezza, eccetera. Cosa si può dire di più? Insomma, è una delle cose più belle esistenti in natura, no? Lino, sei stato fantastico. Grazie. Sei anche tecnologico, sei
veramente una gran persona, a parte che sei No, quattro dita. non sono nativo digitale purtroppo con qualche fatica, ma Sei qui con se me non so fare, trovo chi mi aiuta a farlo, insomma, perché hai ecco, sempre la no? squadra forte tu. Certo. Grazie Lino, grazie veramente della Ciao, ciao chiacchierata Patrizio. e ci vediamo presto. Saluto tutti quelli che ci vedono e rinnoviamo l'invito per prossima settimana, mercoledì È prossimo. stato un piacere. È un piacere nostro, Lino, sei grande. Saluti, Grazie, sempre saluti a avanti. tutti.